Un lungo applauso ha accompagnato l'ultimo saluto a Francesco Caccavale, il proprietario e direttore artistico del Teatro Augusteo di Napoli, stroncato da un infarto all'età di 77 anni. Negli anni 90 Caccavale aveva rilevato l'Augusteo dall'abbandono per trasformarlo in uno dei più importanti palcoscenici d'Italia. La cerimonia funebre si è tenuta questa mattina nella Chiesa degli Artisti, in piazza Trieste e Trento, alla presenza della moglie Alba, della famiglia e di una folla di artisti della scena venuti a rendere omaggio all'impresario gentiluomo. Bambino è un pezzo di storia della cultura di questa città, Francesco è un uomo molto versatile, conoscitore non soltanto delle cose teatrali ma di musicali, ma anche un conoscitore della storia proprio di questa città. Si spegne un faro, secondo me, all'Augusteo, ma quel palcoscenico brillerà della luce dei tanti artisti che è riuscito a far arrivare in questi 23 anni. Siamo stati l'incasso più grosso d'Italia, con San Giovanni de Collate, lui me lo diceva, guarda, l'ho messa in una bacheca per ricordare questo successo mio e tuo. Un grande protagonista della storia teatrale e artistica della città. Io, nelle lunghe chiacchierate che ci facevamo insieme, perché oltretutto mi permetto di dire che era anche un amico, sempre mi consigliava, incitava, suggeriva, quindi avevamo sempre occasioni di confronto. Quello che mi rimane in particolare del tratto della sua personalità era il legame profondissimo con la storia di Napoli e con la sua tradizione culturale. E lui era molto fiero, molto orgoglioso di Napoli e della sua storia, lascia un gran vuoto ma anche una grande memoria, e il sindaco ha già annunciato che a settembre avremo modo e occasione di ricordarlo adeguatamente anche in forme pubbliche e istituzionali.